È iniziata con l'entusiasmo dei bambini, più di 200 che preparano la prima comunione e 120 la cresima, la visita di Papa Francesco nella parrocchia di San Tommaso Apostolo, nel quartiere Infernetto, periferia sud di Roma. Accolto dal cardinale vicario Vallini e dal parroco Don Antonio Del Rico, il Papa ha risposto alle domande di due bambini e due ragazzi. Come si fa a voler così tanto bene a Gesù? Per amare Gesù bisogna lasciarsi amare da Lui. Avete capito? È Lui chi fa il lavoro, non noi. Lui ci ama primo. I bambini delle comunioni hanno donato al Papa una grande mano dove hanno scritto «Ti vogliamo dare una mano». Livia, una loro catechista. Loro hanno fatto il calco della loro mano per fare in modo che rimanesse al Papa qualcosa di loro, proprio la loro impronta. E ognuno ha scritto sul palmo della mano l'impegno che prendeva con il Papa. Sono uscite delle cose meravigliose, quindi aiuto verso i compagni isolati, propositi a livello impegni con i genitori, a livello di educazione, propositi di non saltare più la messa, propositi di parlare di Gesù agli altri. Dopo l'abbraccio con i tantissimi parrocchiani in attesa all'esterno della chiesa, tra i quali anche un gruppo di immigrati dallo Sri Lanka, Papa Francesco ha incontrato i bambini battezzati nel 2013 con i genitori, gli anziani e i malati. Ultima tappa, i 20 ragazzi disabili e le loro famiglie dell'associazione Happy Time. La testimonianza della responsabile. Il dolore e la sofferenza fa sempre un po' di paura, no? E invece questo Papa che ci ha guardato negli occhi e ha guardato i nostri ragazzi uno a uno, li ha accarezzati e li ha abbracciati, questo è un segno di grande vicinanza e di grande incoraggiamento per il percorso che ancora ci attende e che sarà lungo a fianco ai nostri figli. Nella nuova chiesa, consacrata meno di un anno fa, il Vescovo di Roma ha celebrato la messa domenicale insieme ad una rappresentanza delle forze vive della parrocchia che quest'anno festeggia i 50 anni di fondazione. Nell'omelia Papa Francesco ha sottolineato che i rapporti interpersonali devono essere ispirati da sincerità e verità, una verità che viene direttamente dal cuore. Credo che ci farà bene oggi pensare non se la mia anima è pulita o sporca, ma pensare cosa c'è nel mio cuore. Cosa ho dentro che io so che l'ho e nessuno lo sa. Dirci la verità noi stessi. Portare questa parola del Papa in tutte le case, questa dell'omelia, sarà un mio primo fondamentale impegno da far giungere a tutti, perché sia proprio questa l'apertura del proprio cuore, innanzitutto per vedere quello che c'è, da cui poi fa scaturire questo dono di grazia che abbiamo ricevuto dal Papa, di poter anche cominciare una strada nuova perché si abbattano questi muri morali della divisione con l'altro e si costruisca sempre di più questa fraternità dove anche col vicino si instauri questa alleanza veramente umana che ci porta a vivere anche, grazie alle parole di Papa Francesco, questa amicizia cristiana che ci faccia vivere veramente bene e come una grande famiglia in questo quartiere. Ricordate che anche le chiacchiere uccidono, ha concluso il Papa citando il Vangelo domenicale, uccidono il fratello nel nostro cuore. Concetto ribadito dopo la messa nell'incontro con il Consiglio pastorale. Dopo aver invitato i laici ad aiutare il parroco per evitare il rischio del clericalismo che non fa crescere la parrocchia, Papa Francesco ha chiesto di non cedere alla tentazione delle chiacchiere che distruggono i rapporti umani.